Ok, allora ho rimesso a posto la barra della vita. Adesso si vede meglio. Comunque, allora, come vedete qui ho fatto un generatore di cobble. Sono lì il portale dal Nether. Allora, questo generatore di cobble è molto facile in pratica. Allora, si sale con gli scaffoldings, si scava la pietrax. Se ce la faccio, ok, scava, scava la pietra. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18. Allora, si scava fino a qua, così non abbiamo. Perché se. Ah, che palle, stivali di merda. Comunque, scaviamo tutto. Ok, come vedete, adesso io qui scavo. Essendo che c'è un observer sotto, collegato al pistone, se scavo qui, teoricamente, se ho costruito bene il sistema di redstone, vediamo. Sì. Questo fa giro tutto intorno perché non c'è abbastanza spazio. Allora, l'acqua non cade perché c'è il buco sotto l'acqua. Allora, adesso scaviamo, scaviamo. Vediamo. Ah, lì c'è il portale Nether. Vediamo se va. Sì, funziona. Però sul Bedrock è un po' pericoloso fare queste robe perché lagga. Qui c'è il portale del Nether. Questo mi sa che è concrete. Allora, messo. Come ho fatto a mettere la torcia lì? Vabbè. Ecco il portale del Nether. Proviamo a entrare. Andiamo sopra. 1, 2, 3. Oh, oh, porco dio. Go. A posto. Che schifo il Nether, madonna santa. Adesso shiftiamo così non ci rischio accanto. Questo è un vicolo cieco. No, ma aspetta, mi sa di sapere che bioma è questo. Il bioma del basalto. È il bioma più brutto del mondo. Con tutte queste particelle grigie che volano. Che schifo di bioma. Come scendo? Non ce l'ho l'elitra. Andiamola a prendere. Allora, visto che questo è il portale, la prima volta che entro teoricamente, se ne crea un altro lontano da casa. Perché è la prima volta che entro nel Nether. E quindi si crea un portale se non rientro subito, giusto? Eh sì, sti stupidi errori che ha la Bedrock Edition. Sinistra, devo andare a sinistra secondo me. Beh, se non è sinistra è destra. Mi sa che è destra, dobbiamo andare. Qui non c'è niente. Aspetta, rocce volanti, credo sia di là. O di là. Boh, proviamo di qua, poi si sbaglia. No, è qui. Non c'è motivo di andare di là. Vediamo. Perfetto. Un po' più a destra devo tirarla. Comunque, mi sto cracchiando perché la mia armatura è invisibile. Controllerò più tardi. Ma non ho preso le vita. Aspetta, c'ho l'enderpearl, ma sono un idiota. Sono un idiota, potevo usare l'enderpearl fino dall'inizio, ma sono un idiota. Vabbè, mezzo lander, però ci buttiamo di sotto e tutte le puttanate varie, perfetto. Perché non mi sono accorto di averle prima lander? Madonna puttana di Dio. Volevo dire, cos'è sto rumore? Adesso scendiamo con l'ender perla, ok. Andiamo su un punto. Oh, perché ha laggato? Andiamo su un punto in alto. Non si vede un cazzo da qua. Che bioma di merda. Sì. Tutta una torre nel parco di Marco Blasi. Sì. O lì sopra ci potrebbe andare. Sì, buttiamoci nella lava, vai, vai. E salutare.
Un saltello, eh sì. Ah, sto cadendo un blocco dopo l'altro, Madonna Santissima. Questo qui? Sì, va bene. Saltiamo qua, eh sì, saltiamo qua e facciamo un bel PMAX, ma là. Ce l'ho cannocchi Alex. Vediamo. Laggiù probabilmente c'è qualcosa di interessantissimo. C'è niente, questo bioma fa schifo. Funghetti. Niente. Glowstone. La glowstone. Non c'è niente. Aspetta, cos'è? Sì, sì, è vero, Brian, proprio lui. Mamma madonna puttana, perché? Ok, andiamo là. Oh, cazzo, oh, la mia vita, Wither, cos'è? Porco d'inci, Barbunxox. Ah, cazzo è stato adesso? Perfetto, si è bloccato il gioco. Rientriamo. Siamo rientrati. Allora, lì sopra ci ho messo l'SCP che era qui. La guardia, queste due cazze. E di Leroblaim. Sopra sembra una Nether Star corrotta. Sotto è Herobrine. Herobrine. Quindi, quando ci metto a caricare questo mondo delle palle? 20 minuti. Oh, cos'è? Una porta? Una porta? Un cancelletto? Una cassa? E no. Eh sì, eh. Adesso come faccio? Ho deciso come censurare. O ci metto un Joy of the Gamer. Ho la spiegazione di SCP, una dei due. Joseph the Gamer, Joseph the Gamer, Joseph the Gamer, Joseph the... SCP numero 12. Slenderman, sì. È stato in questi vestiari. Il primo SCP, quella bloccata con l'ossidiana, è il numero 12, ovvero la pergamena. Che non è conclusa, quella che ti uccide per farsi completare. SCP numero 682, rettifica e distruggere. Sì. Impossibile distruggere, si adatta a tutto e... Cos'è quel cuoricino? Non voglio saperlo. E... Boh, odia il mostro e solletico. Ed è anche molto intelligente. Indistruttibile. Poi c'è lo Slenderman. Siamo tutti, cos'è lo Slenderman? Un ragazzino che è stato sfregiato a causa del fuoco e che ora gira via in questo bosco uccidendo chiunque tocchi i suoi disegni. Se volete saperne di più, guardate, vi dirò che c'è. Sarinead, un mostro delle creature di Trevor che uccide.
provoca dei rumori onde radio, manipola le onde radio, uccide chiunque si trova davanti perché sennò muore di fame. Un mostro in tutto e per tutto. E poi c'è Herobrine, l'entità più forte di Minecraft dopo Notch. Ci sono molte leggende che sia il fratello morto di Notch, che sia uno Steve corrotto. Ci sono un sacco di leggende, ma voi sapete meglio di me chi è Herobrine. C'è Madonna Santa Lion, ci ha fatto 6 serie sopra. Metà YouTube, mondo, gaming, Minecraft, hanno fatto 20.000 serie di verso Herobrine. Ormai se uno non sa chi è Herobrine è un po'... Dove è vissuto? Dentro un sasso? Mia nonna sa chi è Herobrine. Usciamo da qui subito. Quella porta dovrei andare a visitarla la prossima volta, visto che ormai sono entrato dentro il portale. Non riesco ad aprirla. No. Allora mi ricordo che l'uscita è in cima a un coso, quindi so le ender pearl, guarda quante mele ho, 46 e mele 40. Di sicuro ne avrò di meno perché cadrò nella lava 7 volte per entrare in quel buco, quindi ci vediamo dopo. Arrivato, andiamo giù. Apriti, apriti. Ok, quanta roba. Ok, l'artificio distruggere 12 e questi no. Mettiamo la cosa. Che schifo. Andiamo a mettere gli altri mostri. Qui non ci devo andare qui. Allora, metti una stessa, un'altra è meglio. Questa. No, questa sì. Due. La prendo, la metto. No, ho ucciso la videocamera. Come ho fatto a uccidere una videocamera? Ok, a posto. Andiamo a mettere a posto Hellblind. Ma dove? Non è per niente sicura questa porta. Ok. Dove la metto? Sì, qui può andare bene. Anche se devo fare più stanze. No, qui no. Mettiamola. Ed è blind a mezzo posto. Perfetto. Essendo appena troppo danno con l'armatura normale, facciamoci una cosa molto vanilla, un'armatura di... Come si chiama questo minerale? Netherita. Perché non va? 1. Ho sbagliato a vedere. Questa è un'altra versione di Minecraft, ecco perché. Ok, andiamo nel... Oh, ecco cosa serviva. Ma è ancora vecchia questa versione. Sarà 1.19. Vabbè, è bellissima. Armatura di Netherita full maxata. Ok, così potrebbe andare bene. Mettiamo 2, 3, 4. Sono indistruttibile adesso. Perfetto. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Mi dà fastidio questi due banner. Ciao. Sto farm non mi piace per niente. Non si congela l'acqua, interessante. Ma c'ho gli stivali. Strano. Vabbè. Da qui in alto vi saluto e ciao.